Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo in viaggio, stiamo cercando i pochi civili rimasti in questo paese al fronte. Questa è Pribuzke e si trova a pochissima distanza dall'esercito russo. I civili dove sono? Qui c'è una bomba. Completamente devastato. Quello arriva qua. Qui dentro? È una vecchietta buona. Sì, vogliamo provarci. Ok. Vedoma? Sono libere perché non c'è più nessuno in questo posto che si prenda cura di loro. Nel frattempo continuano a bombardare. Non vivo qui, non con nessuno. Devi avere un motivo. Ah, là. Hanno bombardato lì. Sta parte? Stop. Ok. Юрий, приємно. Да, ну, хто в підвалах, хто... Хто де може? Ну, ночью, да, и днем. Нема куда. Нема возможности, нема куда. Доброго дня. Доброго. Це італійські журналісти? Ні, я його слухав. Це я перекладав. Сергій. Сергій, тезка. Дуже приємно. Якщо це можна назвати нормально. Ви не хочете уїжджати? Ні. У меня хозяйство здесь. Мать в другом регионе, я один. Все боятся так или иначе. Не боится такой дурак. Я с Крыма. Родился здесь, а вырос в Крыму. Там и нашел с местными властями. Che cosa pensa di questa guerra? Что вы думаете о этой войне? Ну, я перевожу просто. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Solo parolacce. Да. Дальше идет непереводимая игра слов на местном диалекте. Какие ощущения могут быть до кучи война?
Bellissimo racconto, Elena. Ho visto che i civili sono pochissimi nelle zone, nei villaggi in cui sei stata. E me lo dici tu che eri lì, che cos'è adesso quella terra? È molto difficile, perché vivi nella paura. Vivi nella paura costante. Noi non riuscivamo a trovare i civili. Noi volevamo capire perché la gente restasse lì. Vivono tutti nascosti. Le uniche persone che abbiamo trovato di fatto sono quelle intervistate, quelle che avete visto. Quella è una terra rurale, una terra dove si vive di agricoltura, dove si vive di bestiame, e loro non lavorano più, non coltivano più, perché ogni secondo, ogni attimo c'è un bombardamento. Questo è un reportage che, vorrei dirlo, è stato girato in sole 2 ore. In sole 2 ore, io in sole 2 ore, insieme ad Adam Sadek, che vorrei ringraziarlo, che ieri era lì con me, abbiamo visto tutto questo. Non potete immaginare che cosa possa significare viverlo 24 ore su 24, perché è veramente terrorizzante. Sentire il suono delle bombe, calcolate che quello che udite voi è ridotto del 50%, perché il microfono chiaramente non cattura il suono reale, e quindi il suono è fortissimo e tu le senti vicinissime. E c'è chi rimane calmo, come quelle persone che vedete, che poi mantengono una calma placida, ma è una calma che comunque nasconde la paura. E racconta molte cose, persino quella calma, Elena. E io vorrei aggiungere solo una cosa al racconto di Elena. Elena non è una che fa tanti complimenti, quindi se ci dice guardate che è difficile, io mi fido sulla parola, diciamo. E Elena, grazie. Grazie davvero per il momento, poi ovviamente ci chiedi la linea se lo ritieni. Riparto da Chicco Te.